Amici, buongiorno e benvenuti sul canale, spero che stiate bene come sempre. Oggi facciamo una ricetta iper golosa che io amo alla follia, sono le onion rings, quindi gli analicipo la croccanti, gustosi, no? E soprattutto vi svelo una tecnica, innanzitutto facciamo anche due salse in accompagnamento, e vi svelo una tecnica per avere delle onion rings che non siano unte e che non siano soprattutto indigeste. Io adoro la cipolla rossa, quindi per prepararli scelgo sempre questa varietà. Che siano di Tropea, che siano invece delle classiche cipolle rosse più rotonde, andranno benissimo. Ovviamente, se preferite, potete usare quelle bionde e anche quelle bianche. Tagliamo la cipolla dello spessore di circa mezzo centimetro. Anche la cipolla, c'è chi la ama, chi la odia, io la amo. Cioè, vi giuro, la amo, la mangerei a morsi anche così cruda. Anzi, io quasi, pezzettino. Magari la parte più centrale, un po' più tenera, più delicata, ma io vi giuro, mi piace così. Gusti decisi. Qua la ciotola con le cipolle dentro, acqua fresca. E sistemiamola in frigo per circa un'oretta. Ho scelto di far riposare le cipolle nell'acqua perché così almeno rilasciano tutti quegli odori, più che profumi, aggressivi e forti che potrebbe avere la cipolla direttamente nell'acqua. Molto bene, le salse le abbiamo, io direi che possiamo già friggere, eh? Facciamo la procedura della pulizia dei nostri anelli di cipolla. Praticamente vengo là vicino a voi perché così vedete bene. Guardate, vedete questa pellicina? Questa qua? Sarebbe l'ideale rimuoverla perché sarà quella che darà un gusto molto molto forte in caso alla cipolla, e è la fibra che rende la cipolla meno digeribile, no? Un po' come se fosse la stessa pelle dei peperoni, infatti la consistenza è quella. Se la rimuovete, lo so che è un lavoraccio, però se la rimuovete avete un risultato migliore. Questa parte poi è quella che tende sempre un po' a bruciare nelle onion rings. Bene, nel frattempo ho pulito queste perché poi magari vi è notte e ho paura che poi non riesca neanche a finire la registrazione. Ecco, vedi che qua mi mancava. Accantoniamo e facciamo la pastella. Mi regolo a cucchiai. Prendo 5 cucchiai, anzi no, 4 cucchiai di farina. Un cucchiaino di amido di mais. Anzi, non cucchiaino, cucchiaio. E un cucchiaino di lievito in polvere, quello istantaneo, però mi raccomando non vanigliato, eh? Mescoliamo, metto già un pizzichino di sale e poi verso il latte, un bicchiere di latte circa. Siccome la pastella è ancora troppo densa, la voglio un pochino più morbida perché altrimenti avvolge troppo la cipolla, aggiungo adesso dell'acqua gasata fredda fino ad arrivare alla consistenza voluta, che ve lo posso assicurare è questa qua. Adesso vi faccio vedere questa, ricordatevi bene, eh? È quella perfetta perché non avvolge troppo la cipolla ma allo stesso tempo la avvolge. Prendiamo le cipolle e mettiamole nella pastella, diamogli una bella girata, poi le scoliamo e le mettiamo nel pan grattato. Adesso le paniamo, le passiamo così nel pan grattato, vi faccio vedere. Speriamo che si veda, ma dovrebbe vedersi. Con delicatezza le prendiamo, le scoliamo e siccome mi sono dimenticato un piatto dalla cucina, le lascio nel frattempo su un foglio di carta assorbente. E intanto procediamo con le altre. Non appena l'olio sarà caldo, ovviamente friggiamo. Amici, l'olio è caldo, quindi andrei. La temperatura ideale dell'olio deve essere di circa 170-175 gradi, perché sennò la cipolla o brucia esternamente, rimane cruda dentro, oppure non cuoce più.
e diventa magari un po' unta, no? Cercate di stare su quella temperatura. Se non avete il termometro, prova stecchino. Se si formano le bollicine, vuol dire che l'olio è pronto. Sono croccantissime! Guardale là, guardale che meraviglia, guardale. Bastano 2 minuti circa per farle cuocere dentro e renderle dorate. Ah, non dimenticatevi il pizzichino di sale una volta che è fritta la cipolla. Guardate, vedete com'è, guardate che roba. Così deve essere. Adesso vi faccio sentire il rumore. Questo deve essere. Allora, nel frattempo è scesa la notte, come potete vedere la qualità si è abbassata del video, ma perché appunto ho fatto le foto e ci ho messo un bel po' di tempo come sempre, e quindi va a finire sempre così. Se provate a fare questa splendida ricetta, taggatemi su Instagram o su Facebook, che mi fa un sacco piacere vedere poi che queste ricette vengono replicate. Ho fatto queste 2 salsine per accompagnarle, una salsa a base di pomodoro è un po' piccante, invece qua abbiamo una maionese alla paprika. Per farle è semplicissimo, innanzitutto trovate le ricette anche sul blog, ma poi comunque per fare la salsa di pomodoro, una classica salsa di pomodoro a base di pomodoro appunto, un po' di scalogno, un goccino di olio, pomodori secchi e pasta d'acciughe o acciughe, un pizzico di sale, un pizzico di zucchero e basta, la fate ridurre abbastanza perché deve essere abbastanza densa. Invece per quanto riguarda la maionese, una classicissima maionese, io vi lascio qua come dire una sorta di scheda che vi porta direttamente alla, o qua insomma, che vi porta direttamente al video nel quale insomma avevo preparato la maionese al basilico. Sostanzialmente questa è uguale, solo che dovete sostituire il basilico ovviamente con la paprika. Provo con la maionese, sì. Io sto praticamente scomparendo e quindi vi ringrazio per aver visto il video, per essere stati in mia compagnia. Qua trovate il collegamento per andare sul blog e noi ci vediamo giovedì con una nuova ricetta. Provatele a fare perché sono una roba straordinaria.